Ragazzi, nuovo video. Oggi voglio parlare di un tutorial, se così si può chiamare, ovvero... Cazzo, la maglia. Oggi, ragazzi, voglio parlare, fare un tutorial, se così si può chiamare, ovvero l'attrezzatura che io utilizzo per la pesca alla spigola. In uno scorso video avevo parlato delle esche che io preferisco per insidiare la spigola. Se non avete visto il video, andate a vederlo, link in descrizione. E oggi invece vi parlerò dell'attrezzatura che utilizzo, nello specifico le canne. Se andiamo da terra sarà preferibile portarsi una o due canne, però vi ragioni, un fatto di che comunque pescando a spinning avremo sempre l'ingombro dell'attrezzatura dietro, quindi io preferisco sempre una canna. Questa canna dovrà essere ovviamente polivalente, o vale a dire che ci permetta di pescare con la maggior parte delle esche che utilizziamo di solito. La mia scelta è ricaduta sulla Mikado Sicario, una canna da un eccellente rapporto qualità-prezzo, acquistata a me da poco e con un carbone veramente eccellente. Già l'avevo recensita in un precedente video, quindi se non l'avete visto andatela a vedere, link in descrizione. Questa è una canna allround che ci permette di gestire al meglio una vastissima varietà di esche, che è fondamentale quando si va da terra. Ha un'azione 3-15 grammi fast, le trovo ottime in quanto si riesce a gestire bene le gomme, si riesce a gestire benissimo i VTD, in quanto una canna fast è ideale per far nuotare bene i walking the dog. E ha una lunghezza di 2,23 m, 2,23 m, che ci aiuta tantissimo quando bisogna raggiungere semmai spot lontani o per avere una migliore gettata di lancio. E grazie alla lunghezza maggiore riusciamo benissimo ad avere un miglior controllo dell'esca. La Mikado Sicario si presenta con un manico slippato molto semplice, che ne caratterizza la leggerezza. In più abbiamo il contatto diretto sul grezzo, per avvertire meglio le vibrazioni dell'esca, cosa comodissima. Ha un carbonio veramente bello ed è montata con anelli a ponte lungo. Veramente una canna qualità-prezzo validissima. Bella bella. Se invece andiamo dall'imbarcazione, barca, kayak o bellibotte che sia, abbiamo la possibilità di portarci dietro più attrezzatura senza problemi, senza il minimo ingombro. Secondo me il numero giusto di canne da portarsi dietro è 3, con 3 canne si riesce a svariare meglio la nostra pescata. Io, oltre alla Sicario, mi porto anche una canna da casting, che la trovo veramente fondamentale quando bisogna andare a pescare in zone ricche di spot, in quanto ci permette di lanciare la nostra gomma precisa dentro o a ridosso di cover e canneti. Ragazzi, so che all'incontro purtroppo di qua in muro non lo posso ancora buttare giù. E io, come vedete, utilizzo una Raptor Finezza come canna da casting, canna che utilizzo esclusivamente per pescare a Texas, vicino e a ridosso di cover e canneti. Solo per quello la porto io, praticamente ha un unico scopo questa canna. Canna che mi sto trovando abbastanza bene, fatta di CX1 Carbon Micro Pitch. Impugnatura classica, veramente classica, in Eva. Se devo dire un difetto che ha questa canna, forse l'impugnatura troppo lunga per pescare dal belly bot. Questo è un unico difetto che gli darei, come per il resto abbastanza valida. Lunghezza 6 piedi 1 con una potenza di 3 ottavi 3 quarti. 3 ottavi 3 quarti che ci permette di avere una vetta abbastanza sensibile. Essendo fast, un fusto bello rigido che ci serve per estrarre i pesci, anche a volte di grossa taglia, si spera, dalla cover. Come avete visto in un vecchio video, il mio secondo video che fece uscire sul canale, quella spigola di belle dimensioni la prese proprio con la Raptor Finezza e non ebbi problemi a tirarla fuori dalla cover. La terza canna non la trovo fondamentale, ma in alcuni casi fa veramente comodo. È successo per una volta di trovare spigole
di bella taglia, ma veramente bella taglia, che cacciano su piccoli pescetti di 3, 4, 5 cm. E passarci dentro con esche più grandi si hanno solo rifiuti. In questo caso fa comodo una canna light, veramente light, per poterci lanciare piccole esche di grammature veramente esigue. Io utilizzo una canna, la Fanatica, nome molto italiano, ma purtroppo è una, come si può dire, è una canna cinese presa da AliExpress, pagata veramente poco, mi pare una trentina d'euro più o meno, ma che mi sono trovato veramente veramente bene, una qualità prezzo incredibile, 30 euro spesi veramente bene. Una cannina che uso anche a trote, ultralight, manico molto semplice ma molto carino, pesa più o meno 70 grammi, non mi ricordo di preciso, per 1,80 m di lunghezza, 1,80 m, 1,6 grammi come grammatura, manico veramente carino, qui come vedete ha ancora la pellicola, non l'ho mai levata, una ghiera regolabile, come ho detto carina, elegante, per una trentina d'euro è veramente fuori dal comune perché è eccezionale. Due pezzi, anellata con 9 anelli a ponte lungo, e questa ha il solid tip che parte da qui e arriva alla vetta, gli ultimi 25 cm più o meno, quindi abbiamo 4 anelli sul solid tip che ci permette di gestire meglio quando bisogna utilizzare piccoli gerchettini, come ho detto prima 4-5 cm, veramente gerchettini da trote e cavedani si possono definire, o piccoli shed di altrettante dimensioni. Ci fa veramente comodo in quei casi, come ho detto prima, che capita più spesso di quanto si pensi. Ragazzi, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto questo piccolo tutorial, non è un tutorial però è un bel video. Non è un bel video, però ormai l'avete visto, quindi beccatevi. Se vi è piaciuto iscrivetevi e come sempre rimanete aggiornati perché prossimamente uscirà un bellissimo video, un tutorial sulla pesca alla palamita, sull'attrezzatura che ho utilizzato nei precedenti video, quei video che ha fatto più visualizzazioni di tutti. Quindi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!